affrontare insieme ai ragazzi dell'avvocato la tematica del rischio del pubblico cercato. Buongiorno a tutti, prima di iniziare due parole per presentare questa unità che è un po' una novità nel mondo delle polizie locali. Polizia Locale di Torino è il primo comando di polizia locale che ha creato una unità di investigazioni scientifiche e tecnologiche a supporto dell'attività della polizia locale e anche a supporto dell'attività delle polizie di Stato, laddove si interagisce assieme. Questa unità ha 26 persone, entrambe tutte specializzate in varie questioni. Ci occupiamo di rilievi fotodattiloscopici per dare identità alle persone, ci occupiamo di analisi di fasi documentali con specifiche professionalità e uno specifico laboratorio. Siamo gli unici in Italia, diciamo, ad analizzare un documento su strada da remoto, senza spostare né il cittadino né la pattuglia. Abbiamo creato un'unità di stalking in collaborazione con la polizia di prossimità per gli aspetti investigativi tecnologici che questo comporta. Abbiamo un'unità di analisi forense con un relativo laboratorio per analizzare hard disk e cellulari. Abbiamo un laboratorio forense video e facciamo investigazioni su web per tutelare i cittadini che subiscono, diciamo, frodi online e per, diciamo, perseguire i cittadini che commettono i reati su web. Siamo particolarmente attenti al rapporto con gli adolescenti e con i ragazzi delle scuole medie superiori che utilizzano molti senza molte consapevolezze rispetto a questa tecnologia. Sanno usare bene molti aspetti, molti li disconoscono. Quindi il progetto con l'avvocato che ora verrà illustrato dai ragazzi, io inserirò solo alcuni aspetti tecnici, è stato anche questo per la prima volta in Italia promossa una collaborazione molto importante perché abbiamo analizzato i rischi delle tecnologie sotto vari aspetti, non solo la pedopornografia che ormai è una ridondanza quando si parla di queste cose, ma sotto anche gli aspetti di dipendenza psicologica, sotto gli aspetti di sicurezza, di furto di identità ed altre questioni. Io lascerei la parola ai ragazzi e al professor Mandarano e poi mi inserisco di volta in volta per alcuni aspetti tecnici. In questo progetto anche noi abbiamo preso nota dai ragazzi. Allora, buongiorno a tutti, io sono Antonio Mandarano, sono l'insegnante dell'avvocato e referente del progetto di educazione stradale e di questo progetto che presentiamo oggi, dei rischi delle nuove tecnologie. Intanto porto i saluti del nostro dirigente scolastico che vi saluta e vi ringrazia dell'invito, come vi ringraziamo anche noi. Vi presentiamo oggi questo progetto che abbiamo accolto in pieno con la Polizia Municipale di Torino, perché noi da diversi anni ci occupiamo di sicurezza stradale. Adesso siamo partiti con questo progetto, tra l'altro vi anticipo che stiamo per realizzare un video didattico divulgativo sui rischi delle nuove tecnologie per diffondere questo messaggio di sicurezza, perché per noi la sicurezza è un elemento fondamentale, è una parola importantissima e la sicurezza si fa con gesti comuni, dalle piccole cose, per cui noi dalle piccole cose pensiamo di poter fare un po' di sicurezza intanto nel nostro contesto scolastico e poi anche all'esterno, coinvolgendo anche i genitori di questi nostri studenti. Ci tengo a precisare un aspetto: i nostri lavori li facciamo fare agli studenti, ai ragazzi, perché sono loro che utilizzano un linguaggio che è compreso dagli altri coetanei, quindi fare delle lezioni e calarle dall'alto a volte lascia un po' il tempo che trova, invece in questo modo la realizzazione di video, la realizzazione di un sito specifico che adesso poi vi presenteranno i ragazzi, penso possa essere utile per la divulgazione e acquisire la consapevolezza della sicurezza a 360 gradi. Lascio la parola ai ragazzi. Buongiorno a tutti, sono Matteo Giardino, frequento la seconda F dell'Istituto Avogadro. Io vi presenterò il progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso in collaborazione con la Polizia Municipale, che ha appunto come obiettivo quello di acquisire una maggiore consapevolezza sui rischi che possono derivare dall'utilizzo delle nuove tecnologie,
quindi non solo i computer, ma anche nuove tecnologie come cellulari, smartphone o console di videogiochi. Allora, il progetto è stato un progetto molto particolare perché ha visto la collaborazione diretta tra noi ragazzi dell'istituto e la polizia municipale. Noi ragazzi siamo stati chiamati a realizzare prima un elaborato e poi una presentazione PowerPoint sulle tematiche che abbiamo trattato nel corso del progetto. Siamo stati divisi in gruppi di lavoro, ognuno dei quali aveva un ambito di competenza. Un gruppo si dedicava a analizzare il fenomeno dei social network, un altro gruppo si dedicava ad analizzare il fenomeno dei cellulari e dei giochi online e l'ultimo gruppo si ha lavorato sul YouTube e su portali analoghi. Le risorse analizzate sono quindi Facebook, le chat, i giochi online, YouTube, i cellulari e i blog in generale. Il primo gruppo che si è occupato di Facebook ha prodotto un elaborato che presentava una definizione del fenomeno del social network e quindi una definizione di Facebook con alcune nozioni di base su questo importantissimo social network. Abbiamo elaborato come punto di partenza per il nostro lavoro una piccolissima statistica che vedremo poi in seguito più nel dettaglio. Che ha costituito quindi solamente un punto di partenza per poi sviluppare tutte le nostre ricerche. Questa statistica è stata condotta in una classe prima, nella mia classe, su un gruppo di 20 ragazzi, quindi non è una vera e propria statistica perché su un gruppo così piccolo di 20 ragazzi non avrebbe tutto questo senso andare a ragionare a livello di statistica, quindi produrre dei grafici anche se poi ne abbiamo prodotti, ma abbiamo usato questa statistica piuttosto come punto di partenza per elaborare poi le nostre riflessioni, che sono poi state presentate nella giornata finale che è stata organizzata a scuola. Sempre su Facebook e anche per le altre risorse abbiamo agito così. I ragazzi l'hanno investigata dal loro punto di vista, noi che siamo un corpo di polizia l'abbiamo investigata da un altro punto di vista e poi ci siamo confrontati rispetto agli abusi, rispetto diciamo, a quanti usano questo strumento per commettere dei reati o per danneggiare delle persone, e ci siamo poi confrontati anche rispetto alla sicurezza che uno può avere su social network di questo genere, che spesso vengono utilizzati per i furti di identità da parte di persone che hanno altri interessi nel diciamo, contattare sui social network. Il primo approfondimento che è stato sviluppato dagli studenti è appunto quello che ha citato prima il commissario, cioè l'utilizzo di Facebook per conoscere le abitudini degli utenti e mediante il proprio indirizzo che generalmente molti utenti pubblicano nelle pagine di Facebook recarsi negli appartamenti di questi e svaligiare l'appartamento in orari in cui questi, in cui i proprietari dell'appartamento non sono a casa. Il secondo approfondimento degli studenti ha riguardato le modalità di connessione ai social network, quindi si è andato proprio a capire mediante quale tecnologia di connessione a internet i ragazzi si connettono a Facebook, quindi mediante una DSL piuttosto che mediante una linea tradizionale a 56K o una chiavetta internet HSUPA o HSDPA. Il terzo approfondimento parla della dipendenza da social network. Si è andato quindi a vedere come l'utilizzo spropositato dei social network può arrivare a creare una vera e propria dipendenza. A sostegno di questo posso dire che nella statistica che ho condotto nella mia classe è venuto fuori che due o tre ragazze hanno scritto nel questionario di passare fino a 8 ore davanti a Facebook. Noi poi siamo andati a chiederle a queste ragazze se era un'affermazione vera e loro ci hanno risposto che effettivamente tornavano a casa, mangiavano e accedevano subito a Facebook da cui si disconnettevano solamente prima di andare a dormire. Questo è un dato molto preoccupante perché fa capire che ci sono veramente persone che non riescono a stare senza Facebook, hanno sviluppato una vera e propria dipendenza come può essere la dipendenza dalla droga o la dipendenza dall'alcol. Sempre su questo aspetto il criminologo che lavora con la polizia locale, che ha lavorato con questo progetto, ha evidenziato ai ragazzi anche che la relazione tra le persone deve essere una relazione reale. La tecnologia può aiutare una relazione che esiste, ma spesso con la tecnologia si creano relazioni inesistenti e ci si illude di avere delle amicizie che in realtà non esistono.
Secondo argomento trattato dai gruppi di lavoro è YouTube. Ovviamente tutti conoscono YouTube. YouTube è un portale dove si vanno a caricare dei video per permettere a chiunque di accedervi, e si è scoperto che proprio YouTube è uno dei siti dove avvengono la maggior parte dei reati generalmente di violazione della privacy. Si è visto che molti ragazzi pubblicano su YouTube dei video dove vengono ripresi altri compagni senza l'autorizzazione di questi. Si è visto anche come YouTube sia un luogo virtuale, ovviamente, dove molte persone che hanno commesso dei reati anche ben più gravi della violazione della privacy vanno a pubblicare dei video per vantarsi di aver commesso dei reati. Quindi tecnici della Nucleo Investigazioni Scientifiche e Tecnologiche ci hanno fatto vedere alcuni video. Ad esempio, uno veniva illustrato come costruire una bomba. Ovviamente questi sono tutti video illegali che vengono pubblicati da, posso dire, dei fanatici che vogliono vantarsi dei reati da loro commessi. YouTube è una straordinaria risorsa per i cittadini e per le imprese, ma bisogna monitorare chi usa queste risorse per scopi completamente illegali o socialmente dannosi. Sì, questo è proprio vero, perché infatti noi a scuola durante alcune ore, come l'ora di biologia, utilizziamo molto Facebook per accedere a dei filmati didattici, accanto ai quali però molte volte si trovano dei filmati con contenuto assolutamente illegale. Un altro approfondimento dei ragazzi è stato un sondaggio coinvolto appunto per testare la percezione dei rischi derivanti da Facebook tra i ragazzi. Questo sondaggio ha trattato le seguenti tematiche: il tempo di utilizzo di YouTube, anche qui la tipologia di collegamento, la tipologia di video che si va a guardare e soprattutto la tipologia di video immessi in rete. È venuto fuori che la media del tempo trascorso dai ragazzi su YouTube è di un'ora al giorno, e anche qua mi sembra un tempo decisamente eccessivo. L'ultimo approfondimento riguarda appunto i telefoni cellulari. I telefoni cellulari sono veramente molto utilizzati dai ragazzi anche nelle ore di lezione. Infatti, uno dei sondaggi che abbiamo effettuato ha chiesto anche ai ragazzi in che modalità è il telefono durante le lezioni, quindi se è acceso, se è spento o se è impostato come silenzioso. La maggior parte dei ragazzi ha selezionato nel questionario l'opzione il telefono acceso, qualcheduno ha scritto silenzioso e pochissimi hanno messo spento. L'ultimo. Sempre sull'uso dei cellulari, abbiamo evidenziato come siano fonti di prova straordinarie per l'attività di polizia, grazie agli strumenti che consentono di recuperare anche i file cancellati quando si usano questi strumenti illegalmente, ma hanno evidenziato anche una abitudine sostanzialmente non corretta, di uso non corretto di questi cellulari rispetto ad atti di bullismo e quant'altro, che vengono video ripresi, mandati, diciamo, in fotografia o con altri sistemi ad altri cellulari di amici e poi finiscono sempre in rete. Quindi la violenza viene filmata e viene propagandata. Quindi la polizia locale, con altre forze di polizia che operano sulla rete, tendono a contrastare, diciamo, gli atti di violenza anche quando vengono pubblicizzati o enfatizzati attraverso i media. Un altro aspetto molto importante che è emerso durante le giornate di incontro che ci sono state tra noi e gli esperti della polizia è quello di molte persone che si collegano alle chat spacciandosi per persone che in realtà sono completamente diverse da quello che loro sono nella realtà. Abbiamo una foto che è proprio un paradosso che ci è stato consegnato dagli esperti della Polizia Municipale, dove si fa vedere da una parte c'è una ragazza, un adolescente 14enne, che chatta con un presunto ragazzo, con una persona che si spaccia per ragazzo di 14 anni, appassionato di fitness, che dice che dopo la scuola va tutti i giorni a fare fitness. In realtà questo, i 14 anni li ha passati decisamente da un po' e probabilmente fitness non ne ha mai fatto.
L'ultimo tema trattato sono i giochi online. I giochi online, al contrario di quello che si pensava, costituiscono un vero e proprio problema, anche per, proprio perché anche questa tecnologia causa una fortissima dipendenza. I giochi online molto spesso sono giochi in cui bisogna inserire e pagare del denaro per poter sbloccare un livello o magari per poter ottenere determinati oggetti tipo armi nei giochi di guerra che consentono il procedimento del gioco in maniera scorrevole. Sì, sui giochi online abbiamo evidenziato come l'attività di gioco da sempre è un'attività ludica che aiuta le persone a crescere, che porta con sé comunque dei valori positivi. Nei videogiochi online, posto che si può posizionare i server in paesi dove non esiste legislazione, vengono divulgati dei giochi che non sono dei giochi, che incitano allo stupro di gruppo, alla violenza, alle uccisioni, alla tortura. E quindi sostanzialmente la definizione, il termine gioco non si sposa con questo tipo di attività. Il problema è, diciamo, di legislazione che ha confini nazionali rispetto al contrasto di un fenomeno che sfrutta appunto la globalità e l'internet per sfuggire alle regole nazionali. Bisogna far crescere la consapevolezza dei nuovi cittadini, dei nuovi imprenditori, dei nuovi poliziotti, eccetera, eccetera, rispetto, diciamo, a tutelarsi da quello che di gioco non hanno nemmeno la parola. Buongiorno a tutti, sono Marco Sciletti, frequento la quarta informatica dell'Istituto Avogadro. Come primo punto vorrei ringraziare l'organizzazione dell'invito e vi presento brevemente il sito. Come il sito è diviso in varie sezioni, la sezione presentazione abbiamo la presentazione del progetto, gli obiettivi a cui è volto questo progetto e possiamo vedere l'elenco di tutti gli studenti che hanno preso parte a questo progetto. Andando avanti possiamo vedere la pagina progetto, possiamo vedere la pagina progetto dove sono raccolte le presentazioni. Prima le presentazioni fatte da noi studenti, poi implementate anche con l'aiuto del Nucleo Investigazione Scientifico e Tecnologico. Andando avanti troviamo la sezione materiale informativo, dove sono raccolte guide che i ragazzi possono guardare per sensibilizzarsi all'uso di social network, chat. Poi abbiamo la galleria fotografica, dove sono raccolte le foto del convegno che abbiamo fatto a scuola, che si è tenuto ad Avogadro il 12 maggio, in cui hanno preso parte anche esponenti del NIST. Poi abbiamo la sezione video, dove abbiamo il progetto di un video che è in realizzazione. La sezione rassegna stampa, dove sono raccolti, che parlano di questo progetto, articoli della stampa e comunicati del Corpo di Polizia Municipale. Nella sezione link correlati abbiamo dei link che parlano di questo progetto o del nostro istituto, e come pagina scrivici abbiamo un forum dove si possono raccogliere suggerimenti o se qualcuno vuole indicarci problemi sul sito. Poi nella sezione contatti abbiamo tutti i contatti dell'istituto. Dobbiamo aggiungere ancora i contatti della Polizia Municipale, comunque abbiamo i contatti del dirigente scolastico, del responsabile professor Antonio Maldarano e dei tre webmaster, Marco Scetti e anche Fabio Padoin, che non è qua, è lì che fa le riprese. E poi abbiamo il collegamento all'home page Avo, che porta al sito del nostro istituto. Grazie, lascio la parola. Chiamerei la dottoressa Loiacono per concludere, perché per noi è molto importante questo aspetto della vicinanza con le istituzioni. Questa mattina con la dottoressa Ricciardi c'è un rapporto splendido con la dottoressa Loiacono, quindi noi abbiamo raggiunto un obiettivo importante, quello di portare nell'istituzione scolastica e la Polizia Municipale e la Polizia Stradale e farle accettare dai nostri ragazzi. Ormai le prime volte che venivano a scuola, ecco, sono arrivati gli sbirri, oggi i berretti bianchi, come chiamano, poi adesso vengono accettati come persone che lavorano per noi, e quindi questo è stato un grossissimo successo.
E proprio per questo nel video del cortometraggio che noi abbiamo realizzato e che presenteremo dopo, abbiamo coinvolto sia esponenti della Polizia Municipale, sia esponenti della Polizia Stradale, tra l'altro un attore adesso in piazza in via Roma, che hanno partecipato e hanno portato l'aspetto umano, non l'aspetto istituzionale del lavoro. E quindi i ragazzi hanno capito che sotto la divisa c'è l'uomo, e l'uomo può essere un amico, e noi l'abbiamo messo proprio evidenziato questo nel cortometraggio, che in caso di necessità il ragazzo chiama il poliziotto per soccorrerlo. Ecco, quindi è importante proprio questo, capire che le forze dell'ordine, polizia locale, polizia stradale, lavorano per noi, e quindi noi dobbiamo cercare di aiutarli. Ecco perché mi permetto di ringraziare anche la dottoressa Leano e la dottoressa Ricciardi, che non è qua oggi, ma è la stessa cosa. Grazie professor Mandarano, e devo dire che mi associo assolutamente all'apprezzamento che lei ha appena manifestato, che per noi Polizia Municipale di Torino è stato importantissimo questo progetto, proprio per l'aspetto metodologico, oltre che evidentemente per i contenuti che sono stati illustrati. L'aspetto metodologico proprio perché è stata un'occasione per collaborare, nel senso di lavorare insieme, messo insieme queste due realtà istituzionali, ma insomma che non avevano avuto altri elementi di contatto, soprattutto costruendo un prodotto da parte delle persone stesse che poi sono destinatarie di questo stesso prodotto. E l'ultima considerazione infatti che farei prima di chiudere e ringraziare tutti è proprio questa. Questo è stato un progetto pilota condotto dalla Polizia Municipale di Torino con l'Istituto Avvocadro, ma avrà un seguito, perché appunto è stato tradotto questo materiale che è stato appunto costruito dai ragazzi, è stato tradotto in materiale didattico che la Polizia Municipale di Torino porterà nelle scuole di Torino, dal titolo appunto I rischi del mondo digitale, e che quindi verrà destinato anche agli insegnamenti delle scuole primarie e delle scuole superiori. Quindi è stato un progetto pilota che avrà che ha una prospettiva futura, quindi una prospettiva sicuramente di crescita per tutti. Ringrazio quindi tutti per questa opportunità, spero che ce ne siano altre, ma ci saranno sicuramente perché ce le costruiremo, e auguro buon lavoro. Volevo per concludere esprimere il ringraziamento di tutti gli studenti dell'Avvocato coinvolti nel progetto, rivolto alla Polizia Municipale, soprattutto alle persone che ci hanno seguiti, anche quelle che non ci sono qua, e quindi grazie. Grazie a voi.